Merda, pensavo che gli androidi non entrassero qui. Vuoi offrirmi da bere? Vattene via! Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. L'ho cercata in centrale, ma nessuno sapeva nulla. Dicevano che forse era andato a bere qualcosa. Per fortuna, al quinto bar l'ho trovata. Cosa vuoi? Le hanno assegnato un caso, oggi pomeriggio. Un omicidio. Un androide della Cyberlife. La società ha concordato l'invio di un modello specializzato per supportare le indagini. Non mi serve nessun supporto. Specialmente da un coglione di plastica come te. Perciò fai il bravo robot e levati dalle palle. Ascolti, forse deve smettere di bere e venire con me. Sarebbe più facile per entrambi. Mi scusi, tenente, ma devo insistere. Le mie istruzioni mi obbligano ad accompagnarla. Sai dove te le puoi ficcare le tue istruzioni? No. Dove? Lascia stare. Facciamo così. L'ultimo lo offro io.
Che ne dice? Barista, un altro per favore. Visto, Jim, alta tecnologia. Fallo doppio. Hai detto omicidio. Aspetta qui, ci metto un attimo. Ho il dovere di accompagnarla sulla scena del crimine, tenente. Senti, non mi frega un cazzo dei tuoi doveri. Ti ho già detto di aspettare, perciò sta zitto e aspetta qui. Just Douglas di Channel 16 può confermare che si tratta di omicidio? Non confermo un bel niente. Non dicono un cazzo. Gli androidi non possono proseguire oltre. Lui è con me. Quale parte di resta in macchina non capisci? I suoi ordini contraddicono le mie istruzioni. Non dici niente, non tocchi niente e non mi rompi le palle, intesi? Certo. Buonasera, Hank. Pensavamo che non ti saresti più fatto vivo. Il piano era quello, poi è sboccato lo stronzo. Quindi ti sei preso un androide, eh? Oh, divertente, dimmi che è successo. Ci ha chiamato il proprietario verso le 8. Erano mesi che l'inquilino non pagava l'affitto, quindi è venuto a dare un'occhiata. E così ha trovato il corpo. Oh, merda, che puzza! Prima di aprire le finestre era ancora... Ora peggio. Il nome della vittima è Carlos Ortiz. Ha precedenti per furto e aggressione armata. Stando ai vicini era un tipo solitario. Stava quasi sempre in casa, non lo vedevano mai. Ah, nello stato... Qui è perché scomodare il mondo nel cuore della notte. Meglio aspettare l'alba. Io dico che è lì da 3 settimane buone. Ne sapremo di più quando arriverà il coroner. Qui c'è un coltello da cucina. Forse l'arma del delitto. Qualche segno di effrazione? No. Il proprietario ha detto che la porta era chiusa dall'interno e le finestre sbarrate. Il killer sarà uscito dal retro. Cosa sappiamo del suo androide? Non molto. I vicini dicono che ne aveva uno, ma non c'era al nostro arrivo. Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se hai bisogno. Thank you.
Lettere perfette. Anche troppo. Nessun umano scrive così. Chris, ha scritto col sangue della vittima? Direi proprio di sì. Prenderemo dei campioni da analizzare. L'amico Carlos amava divertirsi. Chris, voglio... test antidroga completo. Lo consideri fatto, tenente. Era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Che succede al coroner? Doveva essere qui più di mezz'ora fa. È per strada. Non ci vorrà molto. Nessuno vuole...
È stato pugnalato per 28 volte. Già. Pare che il killer ci abbia preso gusto. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah, sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è, cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide... con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata... in soggiorno. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Ok. La tua ricostruzione non è malaccio, ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium. Lo chiamate sangue blu, il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah. E scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già.
e cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Verifica, sì. Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui! Muovetevi! Todd? È pronto? Sì, sì, arrivo. Non c'era molto in cucina. Ho fatto il possibile. Strana la vita. Perdo il lavoro per colpa degli androidi. E quando mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa, che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Certo, gli androidi del cazzo sono così incredibili. Non sbagliano. Non si stancano, non sono mai tristi. Sono così perfetti che mi hanno rovinato la vita, cazzo!
che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognavi, eh? Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un impiegato del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! È colpa sua. So che è colpa sua! Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. Ma no! Dovresti lasciarla in pace, non... Stanne fuori, o toccherà a te. Alice! Papà è molto arrabbiato! Giù la pistola e togliti dal cazzo! È un ordine! No! Devi lasciarla stare! Devo? Se no, cosa fai? Cosa cazzo farai? Mi sparerai, è così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Vieni qui, troia. Come ti dico!